Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Cominciamo la nostra playlist dedicata al CATIA. Ripartiamo dall'inizio per una migliore definizione dei video, soprattutto perché è stata attivata la modalità di traduzione automatica dei video in modo da diffonderli ad un livello più ampio. Cercheremo di diffonderli ad un livello più ampio. Quindi partiamo col vedere in che modo è fatto il workbench del CATIA. Teniamo conto che questi tre segni grafici e questo sono dovuti all'utilizzo di una tavoletta da disegno. Quindi normalmente non dovreste avere questo tipo di comandi, normalmente dovreste utilizzare il mouse e per poter lavorare con il CATIA è necessario un mouse almeno con tre tasti, quindi tasto destro e tasto sinistro e rotellina centrale. Partiamo dal selezionare le differenti tipologie di workbench che ci mette a disposizione il CATIA. Lo possiamo fare dal menu Start e dal menu Start normalmente abbiamo diverse possibilità a seconda delle licenze che avete attivato, ma in generale noi partiremo dal Mechanical Design e dal PAR Design, quindi assicuratevi di essere in PAR Design. Come vedete mi chiede di selezionare una parte 2 perché già sono in una parte 1, io per adesso cancello, ma se voi foste in un altro workbench potreste selezionarlo in questo modo. E normalmente la modalità utilizzata, quella che si utilizza di solito, è il library design. Quindi diamo l'ok in questo modo. Quindi adesso quella che ho selezionato è la parte 2, come vedete. Andiamo a vedere quali sono gli elementi caratteristici del CATIA. Nel nostro caso specifico, partiamo dall'albero delle specifiche, quello che viene definito come specification tree, che è quello che ci permette di iniziare a lavorare. All'interno dell'albero delle specifiche è presente la cronologia di tutti i comandi che abbiamo utilizzato e che andremo ad utilizzare. Parte normalmente definendo all'interno di quale workbench ci troviamo, definendo per questo workbench un sistema di riferimento che nel nostro caso è assoluto, quindi abbiamo questi piani che come vedete una volta che li ho selezionati mi diventano arancioni sull'albero delle specifiche, ma mi diventano arancioni anche sul grafico, a seconda poi delle impostazioni grafiche, il colore può essere cambiato. Normalmente abbiamo questi tre piani, quindi, che sono il nostro sistema di riferimento assoluto, e per questi tre piani noi abbiamo il nostro compass che ci specifica in che modo i distinti assi sono direzionati. Quindi, in questo modo noi abbiamo l'asse Y diretta in questo modo, questo è l'asse delle X e l'asse delle Z è diretto perpendicolarmente verso l'alto, e poi ovviamente il part body, tutto quello che ci andremo a creare. Per quanto riguarda i vari strumenti che noi abbiamo a disposizione, le differenti feature, queste sono quelle del workbench PAR design che possono essere variate. Basta posizionarsi sul grigio, tasto destro del mouse, e come vedete le abbiamo tutte presenti, tutte quelle che ci possiamo andare a selezionare. Quello che ci interessa per adesso sarà di aver attivato lo sketch based features. Quindi perché poi quella prima cosa che cercheremo di fare è partire con il nostro disegno. Tenete conto che è tutto personalizzabile, quindi io posso spostare tutto. Ad esempio, se non trovate uno di questi strumenti, lo potete spostare, magari è sotto un altro strumento e così via. Ma come vedete è completamente personalizzabile, quindi lo possiamo muovere a nostro piacimento. La prima cosa che dobbiamo fare con questo strumento CAD è partire dallo sketch, quindi partiremo disegnando uno schizzo bidimensionale che poi verrà trasformato in un modello tridimensionale con un CAD tipo parametrico associativo, quindi tutte le modifiche che verranno ad essere effettuate sullo schizzo bidimensionale, ad esempio, si trasferiranno sul pezzo tridimensionale che siamo andati a crearci. Per muoverci all'interno di questo spazio tridimensionale possiamo utilizzare il nostro mouse. Come vedete, se clicchiamo il tasto centrale del mouse, perché abbiamo bisogno di un mouse almeno a tre tasti, con il tasto centrale del mouse possiamo spostare il nostro pezzo, la nostra parte. Se teniamo premuto il tasto centrale del mouse e diamo un clic sul tasto destro possiamo zoomare, quindi spostandoci verso l'alto, verso il basso. Ok? Se invece teniamo premuti il tasto centrale e teniamo premuti il tasto destro del mouse, possiamo effettuare delle rotazioni. Ok? Queste sono le tre distinte modalità con cui andiamo ad interagire con il nostro spazio. Sono semplici, ma fate mente locale perché diventano fondamentali per poter lavorare. Quindi abbiamo detto tasto centrale spostiamo,
tasto centrale, clic del mouse, zoomiamo, spostando il mouse dall'alto verso il basso, viceversa. E invece tasto centrale e tasto destro premuto, possiamo ruotare la nostra parte. Cominciamo col crearci il nostro primo schizzo. Selezioniamoci un piano. Allora, il piano o lo possiamo selezionare direttamente sul workbench oppure possiamo utilizzare l'albero delle specifiche in questo modo. Quindi selezioniamoci il piano XY e andiamo a richiamare il comando sketch. Come vedete, quando è presente la freccia, sono presenti più comandi di tipo sketch. Nel nostro caso, selezioniamoci il primo e quindi automaticamente verremmo posizionati su di un foglio, quindi all'interno del nostro schizzo. Se andiamo ad aprire l'albero delle specifiche, adesso abbiamo anche lo schizzo, e se apriamo lo schizzo ci verrà dato tutto quello che è presente all'interno dello schizzo, partendo dagli assi assoluti, dal sistema di riferimento assoluto. Adesso quello che dobbiamo fare è andare a disegnarci il nostro primo schizzo. Allora, per disegnarci il nostro schizzo partiamo considerando una linea, nel nostro caso. Quindi, come vedete, abbiamo diverse possibilità. Possiamo utilizzare un profilo rettangolo, ovviamente diversi tipi di strutture, quindi di schizzi già predefiniti. Per quanto riguarda la circonferenza, abbiamo delle spline, abbiamo delle ellissi, parabole, iperboli e così via. Poi abbiamo delle rette, diverse tipologie di rette. Abbiamo degli assi e poi abbiamo dei ponti. Cominciamo col considerare la nostra linea. Partiamo dalla linea. Per adesso tralasciamo il punto, perché il punto in CATIA va tenuto in una giusta considerazione, anche perché esistono degli altri workbench, come quello di modellazione delle superfici, che lavorano molto utilizzando i ponti. Andiamo a selezionarci una linea. Quindi, per selezionarci la linea, con il primo clic del tasto sinistro del mouse andiamo a definire la posizione del primo punto che dovrà definirmi la linea. Con il secondo clic generico andremo a definire la posizione del secondo punto che definisce la linea. Adesso, come vedete, lo schizzo in questione è bianco. Lo schizzo è bianco perché nel nostro caso specifico, e si utilizza questo strumento che è lo strumento che mi permette di definire qual è lo stato dello schizzo. Se lo vado a selezionare, come vedete, mi dice che il mio schizzo è sottodimensionato. Che cosa significa? Significa dire che non è fisso nello spazio. Quindi, se io muovo questo punto oppure vado a muovere quest'altro punto, la forma dello schizzo cambia, proprio perché non abbiamo fissato le posizioni di questi due schizzi distinti. Questo diventa estremamente importante perché noi dovremo lavorare con degli schizzi che sono isodefiniti per realizzare dei pezzi e dei disegni che siano precisi da un punto di vista tecnico. Per poter definire il nostro schizzo dovremo o fissare la posizione di questi due punti oppure fissare la posizione di un punto, definire l'angolo con uno degli assi già esistenti di questa retta e poi definirne la lunghezza. Comunque, noi abbiamo a che fare con un sistema che ha 4 gradi di libertà, x ed y per il primo punto, x ed y per il secondo punto, oppure x ed y per il primo punto, un angolo che definisce l'inclinazione della retta e la lunghezza della retta. Comunque, abbiamo a che fare con la retta a 4 gradi di libertà nel piano. Allora, andiamo a fissare le posizioni di alcuni di questi elementi. Cominciamo con il punto esterno. Allora, il punto esterno lo possiamo quotare, quindi selezioniamoci il comando di quota, ci andiamo a selezionare il punto, ci andiamo a selezionare ad esempio l'asse orizzontale ed imponiamo che questo punto si trovi ad una distanza dall'asse orizzontale, diciamo, di 60 mm. Ok? Come vedete è ancora tutto bianco. Dopodiché ci riselezioniamo ancora una volta il vincolo, quindi la quotatura, selezioniamo il punto, ci selezioniamo ad esempio l'asse verticale e mettiamo questa distanza ad un centinaio di millimetri. E come vedete, l'unica cosa che è diventata verde è questo punto. Questo punto ormai è fisso nello spazio, posso spostare tutto, il secondo punto, la lunghezza di questo segmento, ma a questo punto non lo posso spostare più perché risulta essere fisso. Per spostare vi basta selezionare il punto, cliccare con il tasto sinistro e muovere. Andiamo a fissarci la posizione anche del secondo punto. Per far questo possiamo selezionarci il primo punto, utilizzare il tasto
Control e selezionarci, tenendo il tasto Control premuto, andare a selezionarci, come vedete, l'origine del nostro sistema di riferimento in questo modo. Quindi con questi due punti selezionati, adesso sono selezionati perché sono arancioni, posso andare ad imporre dei vincoli. E i vincoli che posso imporre, come vedete, dipendono dal tipo di elemento che ho selezionato. Nel nostro caso ci interessa andare ad utilizzare il vincolo coincidenza. E ok, quindi nel nostro caso adesso lo schizzo risulta essere isodefinito. Adesso però abbiamo un altro problema, il fatto che non abbiamo realizzato uno schizzo chiuso, quindi in part design, se io chiedessi al CATIA di spostarsi nello spazio, ecco che cosa succede. Mi si crea questo schizzo, ma siccome abbiamo a che fare con uno spazio tridimensionale, non avrà senso lavorare in questo modo. Quindi in questo modo sono uscito dallo sketch, esco dallo sketch selezionandomi il comando uscita dallo sketch, come abbiamo fatto. Adesso però voglio rientrare nello sketch. Quindi mi vado a selezionare lo sketch in questo modo, con un doppio clic, diciamo. E automaticamente io vengo ritrasportato all'interno dello schizzo. Ricordatevi che per spostare lo schizzo vi basta tenere premuto il tasto centrale, quindi ve lo posizionate come volete, e per zoomare tasto centrale e tasto sinistro impulso. Scusate, tasto destro impulso. Adesso andiamo a chiudere il nostro schizzo, quindi andiamo a selezionarci ancora una linea. Facciamo partire la nostra linea da questo punto e come vedete io quando ottengo l'icona del punto pieno, come vedete, vuol dire che i due elementi in questione sono diventati coincidenti. Tasto sinistro e mi sposto. Adesso mi sto spostando in orizzontale nel nostro caso. Quello che posso fare è trovare la coincidenza senza dover disegnare effettivamente lo schizzo oppure andare a quotarlo. Quando mi compare questo segnale, come vedete, è il segnale di coincidenza. E anche in questo caso lo schizzo risulta essere isodefinito. La lunghezza è fissa e perché ho fissato la posizione di questi due punti. Perché è fissata la posizione di questo punto? Perché ho a che fare con una retta che è orizzontale. Come vedete, è comparsa una condizione di parallelismo con l'asse orizzontale. Vado a chiudere il mio schizzo, quindi selezionando questo punto, assicuratevi di avere la condizione di coincidenza che vi viene anche indicata e possiamo spostarci nello spazio. Adesso abbiamo uno schizzo che è uno schizzo isodefinito chiuso. Quello che possiamo fare è andare a richiamare il comando, ad esempio, estrusione, e quindi da questo schizzo ci verrà creato un elemento tridimensionale. In questo modo. Adesso che abbiamo uno schizzo tridimensionale realizzato nel nostro spazio, proviamo a muoverci. Quindi tasto centrale spostiamo, tasto centrale e impulso destro zoomiamo, tasto centrale teniamo premuto il tasto destro, possiamo effettuare delle rotazioni del nostro schizzo in questo modo. Tutto bene, oggi quindi abbiamo imparato in che modo si interagisce con il sistema tridimensionale, tenendo conto che abbiamo a nostra disposizione anche un compass che ci permette di effettuare le rotazioni anche selezionandoci i singoli elementi del compass. Quindi se mi vado a selezionare questo posso ruotare in questa direzione, se mi vado a selezionare questo posso ruotare in questa direzione, in questa mi posso spostare lungo gli assi, come vedete, in questo modo. Quindi è un altro degli utilizzi che può essere fatto per effettuare queste movimentazioni. Qualora il disegno mi scomparisse, potrei sempre utilizzare il Fit All In, che me lo riposiziona in maniera centrale, cioè se io lo spostassi fuori dallo schermo e non lo trovassi più, con il Fit All In potrei spostarlo. Ma ovviamente io posso muovere utilizzando anche questo tasto, quindi una volta selezionato sto solo muovendo, posso ruotare. Quindi mi basta utilizzare solo il tasto sinistro, oppure posso zoomare più o meno utilizzando questi comandi. Per oggi è tutto, al solito se il tutorial vi è servito e piaciuto iscrivetevi, commentate, mettete mi piace. Ci vediamo alla prossima per continuare il nostro corso.